Buonasera da casa Marianna. Ciao, Allora, la buonasera. tua casa è diventata una casa didattica. Esattamente cosa fai per aver raggiunto questo risultato? Io sinceramente non faccio nulla, è soltanto, allora, io ho una mia totale autogestione. Questo significa che io sono completamente indipendente, cioè utilizzo tutto ciò che posso utilizzare, nel senso perché si può utilizzare tutto. Ritornando indietro agli esempi e i rilasciti dei nostri antenati, in esperienza, cultura. Ma diciamo che questo avviene a 360 gradi? Sì, certamente. Allora, io la mia indipendenza è in merito all'alimentazione, la cosmetica, l'igiene sanitaria, farmaceutica, naturale, e con solo uso di erbe, di piante, dei pesci, insomma, se vado in spiaggia, in riva al mare, raccolgo delle conchiglie, dei pesci, oppure li pesco proprio in montagna, perché la natura ci dà tutto. Possiamo fare lo stesso ragionamento dei rifiuti e possiamo anche, senza dire che è utopia, rifiuti zero? Certo, praticamente allora, i nostri antenati, io mi sono soffermata un attimino a riflettere questo. Mi sono detta come mai i nostri antenati non avevano rifiuti. E da quello mi sono ricordata che cosa facevano le mie bisnonne. Loro riciclavano tutto perché non avevano il sistema come un aquilone, cioè come un'aquila addosso, nel senso. Se io per esempio vado in un discount ed acquisto una marmellata, che cosa faccio? Io acquisto la marmellata e il barattolo, perché in verità il barattolo lo pago anche insieme alla marmellata. Dopodiché il sistema mi ha insegnato che io devo riciclare quel barattolo di marmellata vuoto. Lo porto nel bidone del vetro e lo getto lì, praticamente. E pago anche per buttare via il vetro. Dopodiché però devo andare a riacquistare di nuovo la marmellata. Quindi, e ripago di nuovo. Quindi io pago nell'acquisto, nel gettito e di nuovo nel riacquisto di quella stessa dose di marmellata. Io invece no. Allora, io faccio, allora sterilizzo praticamente tutto ciò che ho a portata di mano, in questo caso il vasetto di vetro, e lo riutilizzo a lunga andata, praticamente anche per 10, 15, 20 anni. La stessa cosa faccio anche con la plastica. Le bottiglie di plastica io non le uso, però le prendo dai miei vicini o dai miei parenti. Li utilizzo per piantarci questo, oppure seminare quell'altro o conservare determinate cose che non fanno nulla se anche sono contaminate un po' con la plastica, perché sappiamo tutti quanti che la plastica è petrolio. Quindi possiamo dire che abbiamo risolto il problema dei rifiuti e dei grandi imballaggi? Certo, al 99,9%, perché ricordiamoci per esempio il tablet. Allora, non è un rifiuto che tu puoi andare a riciclare, anche se possiamo ritrasformarlo, nel senso che se un tablet oppure se un telefonino ci si rompe, non dobbiamo subito gettarlo, possiamo ripararlo, possiamo riutilizzarlo, fino a quando poi è impossibile più riparare. Cosa pensa di queste normative Euro 1, Euro 2, Euro 3 per le macchine? Allora, il sistema ormai, allora, non è il sistema, un attimo. Ci dicono di dover fare in questo modo. In realtà, chi va veramente a guadagnare
su questo non è il cittadino, oppure non è la persona normale, ma loro. Il tutto si gira sulle multinazionali e sulle lobby. Io mi distanzio da tutto ciò. Una volta non lo facevano, una volta usavano determinate cose per muoversi. È vero, forse più lenti, magari i cavalli, gli asini, le gambe, i piedi, però erano indipendenti. Questo significa che io non devo dipendere da te e nello stesso tempo essere schiavo tuo, perché tu mi usi a tuo piacimento, tu multinazionale, tu lobby. Molta gente dice che non è possibile, o che non ce la fa, o che purtroppo siamo dipendenti dal sistema, o che non ci possiamo divincolare. Lei è d'accordo? No, assolutamente. Allora, proprio ieri ho avuto un discorso con una bellissima signora. Allora, ma come è questa signora? Lo sono in tanti. Allora, il sistema ci ha detto e ci ha inculcato che noi siamo dipendenti, nel senso che se abbiamo un dolore di denti dobbiamo andare dal dottore, dal dentista. Però non ci ricordiamo più che una volta non esisteva il dentista. E come si curavano i nostri antenati? Anche loro avevano i denti. Cosa facevano? La stessa cosa è per quanto riguarda il pane, la pasta. Allora, una volta non c'erano i fornai oppure le farine già fatte. Che cosa facevano i nostri antenati? In che modo si nutrivano? Allora, e non è vero in quello che in tanti dicono, per esempio, la maggior parte, perché sono tutte delle scusanti. E io non ce la posso fare. Perché se puoi fare determinate cose, puoi fare anche altre. Io per esempio quando metto la candeggina a fare, che quella si fa da sola, nel frattempo, mentre che sto lì e parlo con un amico, faccio il pane, impasto il pane. Poi il pane, quello si lievita da solo. Quindi di che cosa parliamo? Bisogna avere la volontà di farlo. Premetto anche un'altra cosa. Se siamo coscienti, cosa che un po' tutti quanti, e questo anche dalla signora proprio ieri sera mi è stato confermato, che sotto sotto un po' tutti quanti sappiamo che qualcosa non va, allora siamo forti, facciamo, invece di dire ah Dio ci aiuta oppure ah chiunque sa piangere. Ma poi in realtà bisogna vedere i fatti. Ecco, su questa ultima domanda facciamo esattamente: se desideriamo recuperare la tradizione dei nostri antenati, ad esempio io non so una ricetta e mi serve per fare un determinato prodotto culinario, esattamente come posso recuperarlo in qualche modo? Tu puoi fare anche un'altra cosa. Allora, chiunque di noi può fare una cosa, può inventarsi. I nostri antenati si erano inventati. Allora, esempio, ieri ho fatto la dimostrazione, ho dato la dimostrazione come si può cucinare a costo zero. Mettere un ottimo primo, secondo e terzo piatto a tavola, a costo zero. Nessuno mi ha dato la ricetta. Però, sapendo che per esempio la zucca va bene con le zucchine, le zucchine vanno bene con il formaggio va bene con la zucca va bene con l'uovo. Li ho un po' messi insieme tutti questi prodotti, semplici, naturali. E ho messo su un ottimo piatto consistente che aveva tutto per quanto riguarda le proteine e la vitalità del nostro corpo. Diciamo, per chi è più imbranato, per così dire, in cucina, vabbè. Pochi ingredienti genuini, sani,
naturali e già loro hanno il loro sapore. Allora, nell'era moderna il sapore lo aggiungono, nell'era antica il sapore erano già i prodotti. Cosa sente di dire a coloro che sono i più critici, i più miscredenti, più, come dire, i più legati al sistema, che non rinuncerebbero neanche se loro possono fare tutto ciò che vogliono. A me non interessa. Però sta di fatto che loro stanno distruggendo anche i loro figli e i loro nipoti. Quindi, allora, o facciamo, oppure siamo finiti. Possiamo dire che sono complici. Io amo troppo il popolo. Insomma, complici, non lo so. Sta di fatto che loro possono fare tutto ciò che vogliono. Loro sono dipendenti, ben venga. Un domani se ne renderanno conto. Va bene, abbiamo concluso. Si sente di dire qualcosa a chi magari vuole intraprendere questa nuova strada? Sì, allora ci sono tre fasi. In tutto ciò ci sono tre fasi esattamente da seguire. La prima è l'alimentazione, con la conservazione, con l'essiccazione, tutti i metodi andati dimenticati. Perché si può anche conservare un prodotto fresco fino a 24 mesi e mantenerlo sempre fresco per 24 mesi. La seconda è l'igiene e cosmetica. La terza, quella è la farmaceutica, che è un po' più delicata. Allora, la natura ci ha dato veramente tutto. Se noi riflettiamo un attimino, allora, i dottori in realtà, oppure la farmaceutica, di che cosa si nutre? Si nutre dei nostri soldi, però in realtà quei prodotti sono anche con determinate erbe, anche se sono chimicamente e fisicamente modificate, perché poi ci vanno ad aggiungere. Un esempio banalissimo. Allora, per qualsiasi cosa, per esempio, uno dice: io devo andare dal dottore, mi servono gli antibiotici. Ok, tu vai dal dottore, ti scrive l'antibiotico, che è un antibiotico artificiale. Ma i nostri antenati che cosa usavano? Ricordatevelo un po'. Che cos'è? Qual è l'antibiotico naturale? Rifletteteci. Va bene, grazie per la simpatia e al prossimo video. Grazie, ciao. Arrivederci.